Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui in diretta su Milano All News. Siamo qua come sempre per raccontarvi un po' quello che succede in questa città e insomma questa città a volte ci dimentichiamo che non ci sono solo umani che percorrono le vie e le strade di questa città, ma ci sono anche tutte quelle zampe dei nostri amici a quattro zampe, gatti o cani che siano, che ci accompagnano, ci fanno grande compagnia e che spesso sono davvero una compagnia a cui non potremo mai rinunciare. Beh, c'è qualcuno che utilizzando poi anche dei mezzi interessanti, che poi ce lo racconterà il nostro ospite oggi, ha deciso di mi verrebbe da dire dare un po' di dignità all'alimentazione di queste povere bestie, perché a volte vengono insomma trattate veramente come delle povere bestie, quando invece sono dei nostri compagni di vita e nostri coinquilini a tutti gli effetti. Tant'è che il nostro ospite Simone Turrini, buongiorno Simone, ciao, si Fabio, è inventato la pesticceria, la pasticceria per cani. Non parliamo di dolci torte sacher fatte per far ingrassare i vostri animali domestici, ma parliamo invece di alimentazione bilanciata, controllata, sì, per dare proprio, dare proprio di dignità anche a quello che mangiano, poveretti, che esatto, veramente ogni tanto questi croccantini, queste ciotole un po' misere così, no? Invece perché no? Trattare bene i nostri amici animali. Simone, che cos'è Pet Funny quindi? Allora, Pet Funny è una piccola nuova società che ha deciso di andare incontro alle esigenze dei nostri amici cani e gatti, realizzando per loro dei semplici premietti, quindi nulla di sostitutivo alla normale alimentazione, ma semplici premietti con sicuramente la prerogativa che siano assolutamente salutari per la composizione e per le materie prime utilizzate. Ecco, parliamo di pasticceria nel momento in cui andiamo a vedere questi cibi che voi producete, perché ricordano appunto un po' magari i biscotti, le piccole tortine, così. Ricordiamo che insomma il dolce, quello come me, fa malissimo. Assolutamente sì, infatti sono tutti prodotti privi di zuccheri e di sale. Realizziamo quindi dal biscotto agli essiccati al pesce, bocconcini essiccati al pesce, alla carne, piuttosto che torte, piuttosto che cupcake, muffin, crostatine e quant'altro. Quindi insomma, se poi a fine pasto voi siete lì con la vostra bella ciotola di gelato sul divano, vi mangiate i vostri bei biscottini, voi perché no dare un biscottino, dare un cupcake, è fantastico, dare un cupcake al vostro cane così dopo cena che vi fa compagnia sul divano davanti a Netflix, no? Potrebbe essere un'ottima alternativa per la serata. Come è venuta questa idea di fare questa pasticceria per cani? Allora, l'idea è nata semplicemente, dall'amore che abbiamo io e la mia compagna per i cani e per i gatti. Infatti abbiamo il nostro cane Whisky e il nostro gatto con un nome un po' insolito, perdonate il nomignolo Minchio. Vogliamo sapere come mai ha preso questo nome. No, semplicemente l'ha guadagnato sul campo. Semplicemente perché è sempre in mezzo ai piedi quando non deve esserlo. Essendo di natura maschile, abbiamo ripiegato su questo nomignolo. Da questo amore per i quattro zampe abbiamo deciso di realizzare un qualcosa di diverso che andasse a stuzzicare un po' i palati, ma anche l'attenzione del padrone verso il proprio amico fedele che accompagna tutti i giorni. Perché poi appunto noi parlavo di cani, ma in realtà voi fate anche un po' meno, perché dicevi che è un po' più complicato che i gatti, sono animali un po' più delicati da quel punto di vista, però fate anche prodotti per gatti. Quindi esattamente, gatti, esattamente. I gatti, al contrario di quello che pensiamo, sono ancora più difficili nell'alimentazione. Per il momento abbiamo realizzato solamente una referenza, però ci stiamo attrezzando per dare più disponibilità anche al mondo felino. Ecco, come nasce un cupcake per cani? Prendiamo esempio il cupcake come esempio, però. Cioè, quindi come nasce il prodotto
della vostra pasticceria? Allora, tutte le nostre ricette vengono chiaramente condivise con un veterinario nutrizionista e vengono realizzate in un laboratorio certificato, uno dei primi certificati in Italia per la realizzazione di pasticceria per cani. Mi dicevi, tutte materie prime controllate, bilanciate, giusto? Assolutamente sì, utilizziamo sempre solo materie prime, non utilizziamo conservanti, non utilizziamo appetizzanti. E quando quindi si parla di bocconcini essiccati al nasello, compriamo il nasello, la stessa cosa per il manzo, piuttosto che biscotti alla frutta viene utilizzata proprio la frutta e quindi nulla di derivato, ecco. Questo porta alla realtà, alla possibilità che anche noi possiamo mangiarceli. Assolutamente quindi sì. Quindi in realtà non c'è nulla di non commestibile sì. Anche per un essere umano. Assolutamente sì, abbiamo dato dimostrazione anche durante la nostra ultima fiera a cui abbiamo partecipato a Torino e noi condividevamo i nostri biscottini insieme ai padroni e ai cani proprio perché sono commestibili a tutti gli effetti. Ecco, ci hai portato qualche esempio qua ad esempio, cosa sì, ci hai portato? Qui ci ho portato due piccoli esempi, sono ovviamente i biscotti. Si tratta di un grana e zucca, adesso questo qui è un esempio nelle forme e anche nei formati perché sì, realizziamo biscotti di vari formati, chiaramente anche per i cani più piccoli, medi e grandi e di conseguenza nei formati. Grano e zucca, lo dicevi così? Zucca e grana, questo. Zucca e grana? Zucca e grana, sì. Fumaccio, buono. E questo qui invece è biscotti mix frutti, dove all'interno viene inserita banana, mela e pera. È un impasto misto fatto con non farine assolutamente bianche, usiamo solo sempre farine integrali e poi gli diamo tutte le forme un po' particolari per dare un po' più di colore. Ecco, ovviamente appunto è una pasticceria per cani, quindi i gusti a volte sono un po' strani. Mi raccontavi c'è... Sì, abbiamo insomma, gusti un po' trasversali rispetto no? all'ordinario, appunto zucca grana, mela cannella, emmental pera, manzo mozzarella, insomma di referenze ne abbiamo a disposizione. Poi un po' col per pesce, tutti. Fate anche cose col sì, pesce. Facciamo anche i bocconcini essiccati al nasello, alle alici. Piuttosto che poi passiamo alla carne con il manzo e il pollo. Un'altra cosa interessante di quel, diciamo, della vostra impresa è che avete deciso di vendere questi prodotti anche in una maniera un po' particolare, giusto? Sì, esatto, genuini sì nei prodotti ma anche ecologici nella vendita, ovvero utilizziamo questi mezzi che diciamo ripresi da quello che erano i mezzi che utilizzavano i gelatai una volta per la vendita, quindi sono le classiche cargo bike. Io avendo la passione per il legno ho allestito poi le cargo bike a nostro piacimento per le nostre esigenze e abbiamo deciso io e la mia compagna di andare giù in strada per le strade di Milano e fare la vendita diretta con questi mezzi qua ecologici. Insomma, è interessante vedere come fuori dalle aree gioco per i bambini troverete la cargo bike con i gelati, fuori dalle aree cani troverete le cargo bike di pet fun, esatto, mi viene da dire, no? Esattamente. Come sta andando la risposta della città? Quando vi vedono arrivare? Cosa allora, siamo partiti innanzitutto quest'estate, siamo proprio nuovi sulla città, siamo partiti prima da Lecco, dove tra l'altro abbiamo fatto anche degli inserimenti nei negozi e poi ci siamo spostati su Milano. E la risposta del nostro pubblico è stata più che positiva, un po' all'inizio ci guardava un po' come degli UFO, un po' per i mezzi che utilizziamo, un po' per quello che andiamo a proporre, però adesso sono entrati nell'ottica, ci riconoscono e sono ben lieti di averci come accompagnamento nella loro sosta sulle aree cani o parchi che siano, ecco. Ecco, se qualcuno volesse appunto trovare questi prodotti così, come fa per trovarvi? Dove può trovare le coordinate? Allora, a breve uscirà, tra massimo 10 giorni, uscirà il nostro sito ufficiale dove verranno comunicati tutti i negozi che trattano i nostri prodotti e successivamente poi faremo anche interventi e collaborazioni con degli alberghi sulla città di Milano e a brevissimo... Ragazzi, aspettateci perché stiamo arrivando anche su Torino. Ah, quindi insomma,
tutto il nord Italia verrà coperto da Pet Fanny, quindi insomma i nostri amici quattro zampe non potranno più avere una scuola per non prendere un bellissimo premio, come dicevi, piccoli premi da dare quando se li meritano, e spesso se li meritano. Avete anche una pagina Facebook, ho visto, assolutamente, giusto? Sì, pagina Facebook Pet Fanny. E come potete... sempre nei commenti della diretta vedrete, taggeremo la pagina di Pet Fanny, così potete andare direttamente a vedere loro, contattare direttamente Simone per avere tutte le informazioni del caso. E fate però anche altro, mi dicevi. Assolutamente sì, oltre alla realizzazione e alla vendita dei prodotti di pasticceria, offriamo anche dei servizi che si traducono negli aperitivi per cani piuttosto che compleanni e, ultimo ma non ultimo, anche matrimoni. Diciamo che fate un servizio per la gestione proprio del nostro mio quattro zampe a tutto il mondo. Assolutamente sì, cerchiamo di andare incontro a tutte le esigenze, cercare di essere l'anello di congiunzione in tutte le sfumature del padrone e del suo amico a quattro zampe, che è giusto che lo accompagni in ogni momento della giornata. Io guardavo qui dal vostro volantino che fate davvero tantissimi prodotti: biscotti secchi, bucconcini essiccati, torte fresche anche, muffin, smoothies fate anche. Facciamo anche uno smoothies, sì, a base di carne o pesce, ovviamente combinato con delle verdure che possono essere, normalmente vengono utilizzate o la zucchina o la carota. Quindi insomma anche il cane non si salva dal beverone, che anche assolutamente no, il beverone facciamo energetico per noi e anche per loro. I cani. Fantastico, ricordiamo bene quello che dicevi, però, che tutte le ricette, appunto, per chi magari si è messo in collegamento adesso, sono super controllate, le vostre ricette? Assolutamente sì, sono realizzate, condivise e realizzate con un veterinario nutrizionista che ci accompagna, ci consiglia per quelle che sono le proporzioni e le dosi da utilizzare, fermo restando che le nostre materie prime sono le stesse che utilizziamo in una normale alimentazione umana. Ecco, infatti, questo proprio volevo chiederti una cosa, appunto, voi usate prodotti che potremmo tranquillamente mangiare anche noi. Assolutamente. Spesso sì. Nelle nostre case succede proprio al contrario, cioè noi mangiamo delle cose e poi le diamo anche al cane. Quanto invece quello magari può essere pericoloso fare una cosa del genere? Diciamo che fa la differenza, al di là dell'utilizzo delle materie prime, fanno la differenza, o meglio, guastano la salute del cane e i condimenti, che non, sicuramente non vanno a giovare sulla salute del cane. Parlando però di materie prime, siamo proprio in linea con... Come dire, il petto di pollo va bene? Il petto di pollo va bene, se è accompagnato proprio... magari con un sugo, magari anche no. Ecco. Ketchup e così, magari lasciamo in pace. Ecco, esatto, sì. Questo teniamolo per noi. Cioè, un booster potrebbe anche andare bene, magari, perché dipende cosa c'è dentro. Esatto. Insomma, gli alimenti vanno bene, ma bisogna sempre stare attenti poi a quello che gli si dà e a come glielo si dà. Assolutamente sì, a come glielo si dà, soprattutto, assolutamente sì. La soluzione, se no, se volete appunto mangiare insieme, dopo appunto, come dicevo, magari dopo cena, oppure dargli un premio che abbia proprio anche le pervenze di un cibo buono da vedersi, ma buono anche poi da mangiarsi per il vostro cane, è Pet Fanny, davvero tantissimi prodotti che producete, e queste cargo bike. Voi siete in giro su Milano con due cargo bike? Allora, noi siamo in giro su Milano con due cargo bike e ci spostiamo ovviamente sui parchi e sulle aree cani. Non riusciamo a coprirla proprio tutta la città, ma insomma, facendo anche un servizio di delivery a domicilio, riusciamo anche a completare quelle mancanze che abbiamo sulla copertura della città. Direi che quindi non rimane che dire di andare sulla vostra pagina Facebook a questo punto. Assolutamente sì, fatevi un giro sulla nostra pagina Facebook, capite meglio cosa facciamo e cosa produciamo, e noi ci faremo trovare sotto casa vostra o nelle vostre aree cani con un gentile pensiero premietto per i vostri quattro zampe.
il prodotto che piace di più ai cani qual è? Perché poi, ecco, volevo capire che feedback vi danno i cani, nel senso che Allora, i padroni si beh, sbizzarriscono, spesso e immagino, poi il cane ha i suoi gusti, no? spesso e volentieri l'acquisto d'impulso fatto su strada, diciamo che ha una conseguenza immediata sul consumo del biscottino acquistato e diciamo che c'è subito un riscontro positivo da parte dei nostri amici quattro zampe. Il prodotto quello che va più alla maggiore qual è? Ah, guarda, zucca e grana è uno dei Zucca e gusti che va grana. per la maggiore, assolutamente sì. Poi c'è anche manzo mozzarella, ma usciremo a breve con altre referenze, di cui due vegane. Pure. Sì, ci dobbiamo allineare in tutto e per tutto all'essere umano con Si i. può alimentare il cane in quel tipo di alimentazione? Cosa dice il No, veterinario? allora a livello di alimentazione ordinaria assolutamente no e non è di nostra competenza sostituirci a coloro Ok, che già lo ricordiamo, non fanno. stiamo sostituendo il pasto del vostro Assolutamente, cane. è tutto sotto forma di premietto, Quindi il ma insomma biscottino, il biscottino che genuino sappiamo che che fa anche mangiano. rima non fa male al Insomma, vostro sappiamo che cane. spesso e volentieri poi ne mangiano più di premietti che di altri. Spesso e volentieri Spesso e poi volentieri sì, magari finisce li così. viziamo un po' troppo, ecco, li premiamo un po' troppo, però. Dicevi quindi appunto che un'alimentazione prettamente vegana magari anche no, No, dicevi, meglio di no. assolutamente no. Però Però insomma. insomma il dolcetto vegano, perché ci sono comunque, incominciano ad esserci anche i cani intolleranti a Oh determinati mamma, alimenti, siamo riusciti a fare anche questo. cerchiamo di andare incontro anche a queste Siamo riusciti anche a rendere esigenze. intolleranti anche i Anche i cani, cani, sì. glutine, tutte quelle cose, anche i cani hanno questi Esatto, tipi di anche i cani hanno le intolleranze. loro intolleranze, di conseguenza noi andiamo di pari passo. Noi, l'essere umano riesce sempre in cose che non si sarebbe mai pensato di riuscire a fare. Per fortuna che al contrario c'è chi riesce a fare Si cose fa il possibile, si che fa il insomma vanno un po' a possibile e farlo sistemare. nella maniera giusta, Vanno un po' a ecco. sistemare magari queste storture che ogni tanto si trovano e quindi ben venga l'idea e l'impresa di Pet Fundi che cerca appunto di dare ai vostri cani un premio, un riconoscimento sano e genuino, quel premio che serve anche per ringraziarli giornalmente per la compagnia che ci fanno, per tutto quello che veramente senza chiedere nulla fanno a prescindere, quindi magari che no, dargli magari un piccolo muffin fatto da Simone e i suoi non sarebbe niente male. Avvicinatevi al nostro mondo e l'apprezzerete sempre di più. Ricordiamo quindi su Facebook Pet Fanny, a breve comunque anche il sito internet, comunque ricordo nei commenti di questa diretta trovate taggata la pagina di Pet Fanny, basta scrivergli, vi daranno tutte le informazioni di questo mondo, li potete trovare con le cargo bike nei parchi milanesi, fate anche come dicevi appunto un servizio di delivery a casa, quindi Assolutamente. volete fare l'ordine, ve lo portano tranquillamente a casa come la miglior tradizione Amazon per intenderci. Quindi insomma, non c'è motivo per non contattare Pet Fanny e dare quel premio meritato. Guardate, adesso mentre state guardando questa diretta sarà lì di fianco a voi che vi chiede la coccola e tutto. Pensate, avreste un La pet. soluzione potrebbe essere Pet Potrebbe Fanny. essere, no? Pet Fanny tranquillamente. Simone, io davvero ti ringrazio Grazie tantissimo di Fabio. essere stato qui con noi. Tienici aggiornato sulle cose che fai. E chiedo Assolutamente. scusa all'altro ospite che non è potuto entrare in studio, che Il come si nostro tester chiama? whisky che prova Whisky. tutte le nostre Che delizie. però di stare sullo sgabello proprio non ne aveva voglia, poveretto, Giustamente gli giustamente. abbiamo evitato Allora l'abbiamo questa. lasciato fuori dallo studio. Esatto. Ma grazie a Whisky che testa personalmente con grande fatica, immagino, Ma tutto sì, quello che voi proprio grande producete. fatica, grande, immenso sforzo. Infatti, davvero Grazie Simone, grazie Fabio, mille. gentilissimo. Ci sentiamo sicuramente appena aggiornerete, farete altre cose, scriveteci, chiamateci che sicuramente racconteremo Assolutamente, tutto sarà quello che fatto. farete. Grazie, ciao a tutti, Grazie ciao. mille, grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, a domani alle 12.30, sempre qui con un nuovo appuntamento con Good Morning Milano e oggi pomeriggio alle 18 con il telegiornale di Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto. Ciao ciao.